iniziare con un piccolo editorialino crucianiano, piccolo editorialino. Evviva Bonucci, evviva Chiellini. La sfilata ieri a Roma non era autorizzata dai burocrati che volevano evitare gli assembramenti, i burocrati del Ministero dell'Interno, il ministro, il prefetto, e dunque non hanno avuto la forza di vietare quelli della notte prima, con tanto di saccheggi e violenze naturalmente, ma volevano proibire quello organizzato, la sfilata organizzata, cioè la cosa più bella, il pullman scoperto, la gioia delle persone, un ricordo indelebile per tutti, per chi lo guardava in televisione, per i giocatori che erano sopra il pullman, per tutti. E questo perché lo volevano vietare? Perché lo volevano proibire i burocrati del Ministero dell'Interno? Perché? Per pericolo assembramenti, pericolo Covid. E la sera prima allora? E tutte le sere dell'Europeo? Vi dovete vergognare. Viva Bonucci, viva Chiellini. E adesso incriminateli pure per tentata strage. Voglio qualche giudice che si muove, che li incrimina per tentata strage, per violazione di qualche cazzo di regola. Avanti tutta. Ministri, uno dell'interno, l'altro della sanità, altro quelli che ci sono adesso, altro che quelli che ci sono adesso. Da Roma, David Parenzo, eccoci qui. Ma io non lo so se Bonucci è diventato improvvisamente ministro dell'interno. Dovrebbe so che esserlo, qualcosa dovrebbe esserlo. Ieri non ha funzionato, nel senso, io sto a quanto ha scritto il prefetto di Roma, che per me è una persona seria, è rappresentante dello Stato. E che cosa ha detto? No? Cosa ha detto? Me. Che praticamente se non prefetto è stato in grado di impedire una cosa, il prefetto di Roma ci ha fatto ha una detto, trattativa con i calciatori. Mi risulta che Chiellini e Bonucci hanno rappresentato con determinazione il loro intendimento. E beh, se tu sei lo Stato lo impedisci. Se tu allora, sei lo Stato lo impedisci, non sei stato in grado di impedirlo. Come dimettiti, battuta, dimettiti subito. Ha chiuso dicendo la prossima volta tratteremo direttamente con i calciatori. Cioè, ha dimostrato la sua incapacità. Ha manifestato la sua incapacità. L'ordine, deve gestire l'ordine pubblico. Diciamo che ancora una volta il calcio ha dimostrato di essere superiore a qualunque tipo di regola. Benissimo. Mettiamola così. Benissimo. Mettiamola così. Vabbè. Superiore ai ristoratori, a chi gestisce le discoteche. Il calcio ha ancora una volta un suo status. Decidiamolo per legge, che il calcio decide. Ma quando tutto. Mai? Non dire cazzate. Si chiama la variante. Bonucci. Volevano fare una sfilata al centro di Roma, non rompete i coglioni, non avete impedito nessun assembramento, dai, basta. In diretta da Padova, Alberto Gottardo. Buonasera, buonasera. Ma guardate, io sommessamente faccio notare che nelle ultime settimane abbiamo assistito a decine di sfilate a Bologna, a Milano, nella mia Padova e in altre 34 città, ed erano le sfilate dell'orgoglio omosessuale. Esatto. Allora, bravo. delle due luna. E nessuno ha detto luna. Niente. O prenderlo in culo ed essere lesbica con rende le mascherine immuni dal Covid. Ma che mascherine? Ma quali mascherine? Ma ho visto decine, centinaia di foto di gente che limonava senza le mascherine. Come cazzo fai a limonare con le mascherine, Parenzo? Come cazzo fai a difendere? Dai, i gay diciamo possono cazzato, dai, sfilare no. I tifosi del calcio no. Tifo il culo e sfilo e nessuno mi rompe i coglioni. Invece tifo calcio e mi rompi i coglioni. Perché? Qual è la differenza tra tifare culo e tifare calcio? Nella prima ipotesi non mi contagio, nella seconda sì. Ma che roba è? Beh. Ma quando cazzo si potrà vivere in questo campo? Allora, veniamo alle voci. Bonucci, abbiamo vinto la trattativa per il pullman. Lo dovevamo ai tifosi. Avanti tutta, Bonucci. Ministro degli interni, domani mattina, vai. Abbiamo fatto questo pezzo per arrivare fino a qui e veramente ci ha riempito il cuore. Adesso al ritorno saliremo su quello scoperto e ci godremo ancora di più alla festa. Quindi hai vinto la trattativa? Ce l'hai fatta? Abbiamo vinto come squadra la trattativa perché era giusto dedicare questi 10 minuti di strada ai tifosi che ci hanno aspettato fino adesso. La coppa è la loro, dopo un anno e mezzo così sofferto. La trattativa, bellissimo, la trattativa, bellissima. Ti pare normale che un prefetto non riesca ad imporre la volontà che viene evidentemente dal ministro degli interni per motivi di ordine pubblico? Perché hanno autorizzato le sfilate dei Pride? Perché hanno autorizzato le sfilate dei Pride? Miliardi, allora, ma milioni di assembramenti di persone, ma quello è giusto. Per me tutto, va tutto bene, per cui non è un problema. Cioè, hanno autorizzato qualsiasi cosa di assembramento anche le serate precedenti in tutto questo europeo, però la sfilata del pullman scoperto chissà perché non si poteva fare. Ma dai, su, ma non è davanti, dai.